E mi trovo ad Acciaroli in occasione della prima edizione di Olympic Inclusion organizzato dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Acropoli del Cilento in collaborazione con diverse associazioni e inoltre con l'Università Partenope di Napoli. Edizione è una sorta di prova generale per l'anno prossimo e devo ringraziare coloro che stanno al mio fianco, che hanno creduto in questo progetto dal primo giorno. Questa giornata dedicata a persone speciali, a ragazzi speciali. La Croce Rossa, oggi abbiamo risposto in pieno al nostro primo principio, che è l'umanità. Parola ormai un po' in disuso, siamo un po' disumanizzati. Quindi noi vogliamo dire a queste persone, a queste famiglie, che la Croce Rossa c'è, non sono soli. Quindi questo emblema, che è nato su un campo di battaglia di Solferino un secolo e mezzo fa e che purtroppo curava le ferite sanguinanti, oggi vogliamo curare le ferite dell'anima. Purtroppo non c'è più la sensibilità, quindi diciamo a queste famiglie, a questi ragazzi, che noi ci siamo con il sorriso e con il sostegno, siamo al loro fianco, siamo alle loro spalle. Grazie. La prima edizione nel solco della continuità, perché abbiamo appunto la fortuna e l'onore di partecipare già da parecchio tempo con la Croce Rossa come Comitato Acropoli, con cui diciamo abbiamo dei progetti di collaborazione, quindi siamo contenti, ringraziamo per per il vostro invito, per la nostra partecipazione con le famiglie. È il progetto che pone al centro la persona, tutte speciali, le persone speciali con le loro famiglie. Essere presente a questo evento per me rappresenta ha un significato particolare, che è quello di dare una risposta concreta all'impegno di un'istituzione quale quella universitaria che qui rappresento nel sensibilizzare tutti, adulti, ragazzi, bambini, nel creare un mondo inclusivo. E lo sport in questo, grazie all'evento organizzato oggi dalla CRI e da tutta una serie di organizzazioni, viene proprio utilizzato per quella che è la sua funzione principale, che è la funzione sociale, di promozione dell'inclusione sociale. Io ringrazio veramente il presidente della CRI, Gianna Infante, che ha dato la possibilità a me come docente in rappresentanza del Dipartimento di partecipare a questo evento, che considero come l'inizio di una futura e proficua collaborazione insieme. Sì, allora partiamo dal nostro, è solo una piccola delegazione, perché noi siamo, il nostro comitato conta 430 volontari con 38 comuni di competenza, quindi tutti il Cilento. Fra noi in questo momento abbiamo Pippo Pascale, diciamo che è quello che anima la sede di Acciaroli, perché fa parte della sede di Acciaroli. Poi abbiamo un pilastro, il nostro medico Guido Consolmagno. Due parole, dottore, per la nostra Croce Rossa, per questa croce. Beh, ringrazio intanto Gianna, il presidente Gianna Infante, per la possibilità che mi ha dato di essere qua oggi e per la possibilità di farmi parlare in questo momento. Nulla, grazie, passiamo al... No, io dico grazie a voi, perché se oggi abbiamo realizzato tutto questo da sola non potevo fare nulla. Quindi, poi abbiamo il vicepresidente Antonio Ponzo. Un grazie a tutti, un grazie a Cilento Channel che sempre ci segue, un grazie a tutti i volontari che seguiamo la nostra Presidente, che è molto attiva in queste manifestazioni del sociale. Molto molto importante avere un sorriso, come dice lei, da questi ragazzi. Un grazie a tutti. Grazie. Teresa, che vi sostiene sempre in Croce Rossa e ovunque. Teresa, che pensi di questa Croce Rossa? Per me è un onore farne parte, e giornate come queste ti mettono un'allegria e un'emozione grandissima.